Devo essere sola per vedere chiaro in me e in tutto quello che mi circonda. Anna aveva un marito, un figlio, un nipotino. Aveva un cane, un abbonamento in piscina e un lavoretto da governante. A un certo punto nella sua vita è accaduto qualcosa e quella quotidianità rassicurante, fatta di piccole azioni, ha perso improvvisamente di senso. Suo marito è finito in carcere e suo figlio non vuole parlarle. L'ombra del sospetto, un sospetto impronunciabile, si allunga sulla sua stessa vita. Chi è davvero suo marito? Radicale, ambizioso, volutamente estenuante. Dopo l'ottimo esordio di Medeas, Andrea Pallaoro mette in scena, in chiave antinarrativa, il dolore di una donna schiacciata dal peso della pressione sociale e incapace di ricostruirsi un'identità. Lo fa rinunciando quasi completamente al racconto, riducendo all'osso i dialoghi e frenando quasi completamente la trama, fino a quasi fermarla. Rifiutata la strada facile del racconto, Pallaoro si concentra con caparbia sul volto, il corpo, l'espressività della sua grandissima protagonista, una Charlotte Rampling sempre sullo schermo, inquadrata a distanza ravvicinata per cogliere ogni sfumatura della dolente presa di coscienza del personaggio. Un vero e proprio stalking visivo che la Rampling sostiene con la classe di un'attrice capace di lavorare in sottrazione, in un'austerità emotiva che ben si intona alla monacale impalcatura del film.